Amici e amiche di Super J, un saluto da Stefano Veceglio. Terza e ultima partita del triangolare A della Coppa Italia di Eccellenza Femminile, sfida fra San Gregorio e Pineto. Poi Di Persio lancia subito Romani, che arriva a mettere la palla in mezzo e c'è il gol del San Gregorio che sblocca il risultato al decimo minuto. Impostazione dal basso per il Pineto, che prova ad uscire, palla al piede, ce la fa. Qui lancio lungo per Gallus. Gallus arriva in area di rigore, prova il sinistro ed è il gol del pareggio del Pineto al quindicesimo minuto. Ottima la giocata di Moriconi per eludere il pressing avversario. Allora si riversa in avanti il Pineto con D'Agostino, prova la conclusione ed è super il gol di Noemi D'Agostino. Il tiro a giro sul secondo palo che si insacca alle spalle di Scaramazza al ventesimo minuto. Il vantaggio del Pineto con Noemi D'Agostino. Casasanta, Moriconi, lancio lungo ancora a cercare D'Agostino, non è fuori gioco D'Agostino, il dribbling ed è il gol del 3-1 del Pineto, che trova in qualche modo Gallus, la chiama con l'esterno e c'è il gol del Pineto. Torna all'indietro per il tiro e la rete del Pineto. Siamo al 22esimo minuto. Un bolide. Si posizionano in area le torri. Qui pallone che arriva in area. C'è il gol, il sesto del Pineto, ancora con Letizia Muscella. Moriconi carica la conclusione del gol di Moriconi, il gol della capitana del Pineto. Sui piedi di Longo, pensa anche alla conclusione, poi cerca l'1-2 con Moriconi, prova il tiro, forse fallo di mano, fischia il calcio di rigore, va Moriconi, arriva e spiazza Scaramazza. Si chiude qui il match, il Pineto fa sua la semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza battendo 8-1 il San Gregorio.